riparte da 1.282 voti, da 4 consiglieri in minoranza, quindi ci saranno 5 anni di opposizione da fare. Si riparte da 1.282 voti e sono 1.282 grazie che mi partono dal cuore, dal profondo del cuore, perché sono 1.282 voti liberi, voti di persone che hanno deciso liberamente di appoggiarci e di starci vicino con il loro sostegno, e a loro dico grazie, grazie, grazie. Così come dico grazie alle persone che con noi per Praia hanno lavorato, credendo in noi, standoci vicino e dandoci il loro appoggio. Dagli stessi componenti del gruppo, che come io amo definire, sono belli, 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 hanno purezza, hanno trasparenza, hanno lealtà, hanno voglia di fare, di condividere e di crescere insieme. Ed è questo che io apprezzo del mio gruppo, perché rispondono a quei criteri di lealtà, di trasparenza, di condivisione, ai quali noi per Praia si è informata sin dall'inizio. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato nell'ombra ma ci sono stati vicino, che ci hanno supportato e sopportato. Ringrazio tutti, ma ringrazio anche quella Praia che non ha condiviso il nostro lavoro, evidentemente perché non lo ha conosciuto o non lo ha apprezzato per come avrebbe dovuto. Li ringrazio comunque, e a quella parte di Praia, così come al 1.282 che hanno messo la loro X sulla scheda Noi per Praia, votandoci, dandoci la possibilità di essere in un consesso comunale a discutere ogni giorno della quotidianità praiese, dico comunque noi ci siamo, noi per te, tu con noi, saremo i vostri moschettieri, saremo coloro che raccolgono le vostre istanze per farle nostre e per portarle avanti. Noi non vogliamo fare una politica che sia di mera opposizione, noi vogliamo fare una politica che sia costruttiva, noi vogliamo fare la politica nella quale abbiamo sempre creduto, informandoci sempre ai nostri principi, i principi della trasparenza, della legalità e della condivisione. Ecco, il divario è stato alto tra la lista Mare Praia e la vostra. Nonostante tutto, lei considera questo una sconfitta o un nuovo inizio? Io considero un nuovo inizio, io sono una persona propositiva, io sono una persona positiva, io sono una persona, per chi mi conosce, allegra e serena, e sono forte della mia dignità e del mio modo di essere. Io penso che un passo fatto in una strada ardua sia sempre un passo speso bene. Voglio camminare in salita, ma voglio camminare in salita sempre a testa alta. Io ho fatto una campagna politica serena, dove ho cercato di ristabilire la verità, dove non ho mai attaccato nessuno, ma ho solo risposto a quello che veniva detto, e che veniva detto evidentemente dimentichi delle carte e delle promesse elettorali che puntualmente ogni 5 anni vengono ribadite. A me interessa la verità, e la verità è quella che è nei fatti e nelle carte, non solo in quello che si va sbandierando o in quello che si va millantando evidentemente da tutte le parti. Non accetto una politica che possa essere becera, una politica che si traduce nell'attacco alle persone. Non accetto che mi si vengano fatti degli attacchi gratuiti. Sto aspettando ancora le scuse, ancora non mi sono arrivate. Vabbè. Evidentemente ognuno ritiene di poter fare quello che vuole e di dire quello che vuole. Anche questa è libertà, lo rispetto, però io dico, noi per Praia, incominciando da me e tutto il gruppo, ha sempre detto, noi pretendiamo rispetto per noi stessi e per il cittadino, lo vogliamo dare e vogliamo crescere per far sì che questa cittadina diventi una Praia migliore. C'è un folto gruppo di giovani dietro di voi, qualcuno sarà rimasto deluso, qualcuno invece magari l'avrà presa con più filosofia, rimarrete comunque uniti, siete pronti tutti insieme per questi 5 anni di opposizione?
Ecco, e questa è la forza del gruppo, l'unione. Noi siamo un gruppo unito, non ci tiene uniti un interesse o una volontà nascosta che possa essere una linea guida imperscrutabile. Noi nasciamo dalla spontaneità, dalla voglia di fare e dalla gioia di fare, e questo è qualcosa che nessuno ci potrà mai togliere.